non ci sono cartelli, abbiamo non sbagliato. Non c'è niente, sono al bar. Ma non l'ho vista al bar. Vedi, comunque siamo a Forestieri. No. Massimo è chiuso, c'è Lucchetto. Perché ho sbagliato! Vi porto a fare un giro con me in moto, ma prima voglio farvi vedere cosa mi sto portando. È un giro di circa 550 km, faremo un po' di off-road verso la Basilicata, quindi 550 km a nord di Lecce, dove sono io, siamo io e due amici. Vi faccio vedere cosa mi sto portando. Allora, un borsone, non ho optato per bauletti, borsa waterproof tipo quella Givi, ma uno zaino, un telo da mettere per terra, antipioggia, attrezzi rigorosamente, questi li porto sempre, poi una bombola del gas, e un kit di pentola, e pentola, bicchiere in acciaio, piatto in acciaio, qua ho tre scatole di fagioli, e l'interno termico della giacca, il fornelletto, poi mi sto portando questa borsa da serbatoio Touratech, dove all'interno metterò un paio di accessori per la GoPro, penso una borraccia per l'acqua e basta. Siamo, questa stanza c'è un disastro perché la uso per tutta l'attrezzatura della moto, quindi c'è di tutto, zaini, borse, stivali. Utilizzerò il completo Revit, giacca pantalone, completo Sand 2, il pantalone, vabbè. I miei stivali della Gaerne da trial, molto morbidi, adesso si trovano sotto la dicitura Adventure. E niente, basta, finito. Se qualcuno è interessato poi a sapere la recensione di alcuni prodotti che utilizzo in moto, ma non da moto, e poi ne parleremo, fatemelo sapere nei commenti. Domani partenza alle 7:30, ci facciamo questo giro e vi porto un po' con me, vediamo se vi piace il mio giro. E come sempre, prima di partire, anche solo per un'avventura di una giornata, la parte più affascinante, perlomeno per me, è quella di assicurare i bagagli sulla moto. Borsone con dentro tutto quello che ci serve per mangiare, organizzare un bel bivacco, e cucinare all'aria aperta, borsa da serbatoio, telecamera, navigatore. Il borsone l'ho assicurato in maniera tale che non possa scivolare da nessun lato perché faremo fuori strada, e soprattutto mi sono lasciato lo spazio per indietreggiare col corpo, quindi nei tratti magari in discesa o nelle frenate in off. Dobbiamo ricordarci che se assicuriamo un bagaglio morbido, che sia una borsa waterproof o uno zainone come questo, mi raccomando, assicurarlo in maniera tale che non scivoli in avanti e ci lasci lo spazio di alzarci e indietreggiare col corpo. Dovrebbe bastare, non stiamo facendo un off-road estremo, però è sempre bene essere pronti. Gomme controllate, catena ingrassata, domani mattina piccola avventura. Eppure io sono uno che può mangiare di tutto, eh. No, sì, sì. Sai quante volte abbiamo fatto... Bistecche, polpette, ragù... Però ci sono quei accoppiamenti che... quel trittico che fa male. Dove? È bagnato. Che cazzo di volte? Tanto ci dobbiamo bagnare. Sì. A male stiamo andando. No, però è tempo di merda. Però questa volta ha fatto una luce... diversa dal solito. Va bene, è mattino, noi stiamo... Massimo, ha cosa da dire? No, non ho niente da dire, noi stiamo per partire per questa fantastica avventura. Ragazzi, avete qualcosa da dire? Sì, non so come mai mi trovo la moto sempre graffiata, eppure... Eppure è nuova, dici, com'è possibile? Andrea, hai qualcosa da dire? Sì, ho sonno. Ci vediamo strada facendo. No, sei... è entrato il cane. Tutta la benzina di fuori. Preciso.
E questo con due tappi qua. Madonna, per mettere la benzina. Vabbè, dai. Ci siamo fatti 120 km, refill, anche perché più avanti benzina non ce ne sono più. Massimo invece c'ha la cisterna di benzina, quindi. Tu c'hai la cisterna di benzina, no? Ci vediamo più avanti che c'è un po' di strada divertente. Qua è tutto noia. È aumentata l'umidità, si è coperto il sole. Tutte chiuse sono le vetrate. Sì, quelle di dietro. Ma di dietro esce, non entra. Massimo, Antonio, Andrea, Massimo, Antonio. Se no non si vede la moto mia. Ma mo così sembra un basso, bro. Metti un punto di così. Siete voi che avete il parcheggio. Oh, e sta foto! Aspetta, un altro coglioni. Anzi, neanche un fiume, un... Dove stai andando il lago? No ragazzi, ho fatto il video, ragazzi! Allora non si può passare perché ci sono dei macigni. Ci sono dei macigni, ci sono le tracce delle gomme delle moto da enduro che saltano. Ma noi non ce la facciamo. Peccato. Sì, sì, tutto sgarrupato, pure pericoloso. No? Sì. No, non mi sa fare. Sì, sì, sì. Coglione. Con la moto da 250 kg no, carica. Con la nostra, no. No, con la nostra sì, vuota però. Io non lo saprei fare a prescindere. Quindi... andiamo da qua. No, su c'è l'altra strada. Non derapare perché spari le pietre tante. Lo so. Anche lui lo sa. lo so. Strada là, non ti preoccupare, vieni con me.
Sparalo! Massimo è chiuso, c'è Lucchetto. Da là dobbiamo passare? No, dobbiamo tornare indietro. Chi se la fa la salita? Io, dai. E il tornante prima neanche. Il tornante prima però si può fare, arriva alla strada. Do una mano a Andrea a girare la moto, va.
non girare, non girare. Perché? Perché ho sbagliato! Non ho visto la girata! Non li sopporto più, non li sopporto più. E si lamentano, e poi hanno freddo, e poi hanno caldo, e poi non sanno come legare le cose sulla moto. Senti, niente, non sopporto più, non sopporto più. Quello vuole prendersi l'F ad alto 2 metri e vuole prendersi l'F 800 che se la mette come perizoma, perizomino. Guardali, ancora là stanno, guardali. Ho due cartucce. Mi davano un omaggio. Mi davano un omaggio, ma un sacco di cose, le cuffiette, il braccio, e i grandangoli, e due orologi mi hanno dato. Ma chi devo taggare, motocicletta o Daniele? Tutti e due. Dove sei? E che prendi le cartucce, quelle ricondizionate? Allora, Massimo, dove siamo? A Puro di Altamura. None. All'area sosta Nick Nickpick. Che località? Pulo di Altamura. None. No, e qua stiamo tra... Ma più o meno, sì, a vicino. Verso Irsina, più o meno. Sì. Insomma, oggi giretto un po' off, un po' ci siamo persi, un po' ci siamo litigati. E mo' stiamo mangiando, un po' di vino per scaldarci. Qualcuno ha avuto paura. Qualcuno ha avuto spaventato. A Bucchio. No, comunque c'è stato un momento io che... Fango. Quindi la moto che la sentivo che se ne scendeva. Allora, pure io. E... Allora, avevo tutti gli occhi pieni di lacrime. Il muccio qua, così, che mi scendeva. E... e poi la visiera appannata. Mi stavo vedendo un cazzo. Ma tu non hai detto, ogni volta che ripartiamo, dopo che ci fermiamo, io a buio vado. Perché c'ho tutti gli occhiali impannati, non vedo nulla. Così decidi, però. Si accende qui.
cazzo, non ci ho mai pensato. Ragazzi, il pane ovviamente non è di oggi, è di ieri, eh. Però l'ho chiuso il padre. Però voglio parlare col sindaco di questo paesino, eh. Che un cazzo di antenna ripetitore potrebbe mettere. Antonio? No. Ho filmato le parti intime. Gianni? Vuoi. Signori, se volete favorire... Un appetito. Qualcuno deve fare la zuppetta qua? Posso spegnere? Buon appetito. Buon appetito. E intanto mi riprendo pure io che non esco mai da nessuna parte. Me lo voglio dividere con qualcuno, già neanche questi. Chi ne vuole metà? Io. Ah, io. Ma Andrea tutto a posto? Ah, che puzza. Ma che cosa ti è caduto? Se ci piscio sopra, così non puzza più. Andrea, cosa basta, mica è quello che sta puzzando, questo è babbo. Oh, le mani mi puzzano. Allora, che cazzo è tutto? Pulisci di le mani, non il pantalone. Guarda la sicurezza, la sai. A me apri la presa d'aria, almeno prende aria, puzza di meno. E poi ci butti l'acqua. Caffè? È il momento del caffè. Non ti piace? No, ha il suo perché. Buono. Oh. Dai, non mi piace, non buonissimo. Andrea, assaggia mandorle e noci. Chi lo vuole l'albicocca pesca? Tutto di oliva adesso. Chi lo vuole l'albicocca pesca? Lui. Io un pezzettino me lo prendo. A lui per forza, perché non può mangiare questa. Non mangio questa. Ma perché avete preso questo e non quello della banana? Ah, tutti me l'ho portato, vabbè. Ma che cosa c'era dentro? Guarda. Cosa c'era mela, dentro? Mela, zio. Ah, la mela. La mela. Togli la prima a lui quella. Che ci muore. Cosa? Leggi proprio le allergie, non lo so. Testaccio. Questo sa dove le fanno. Sa dove le fanno. Fare enduro fuori strada, se no prendo e me ne vado. Sto provando con gli occhiali da sole perché non vedo. Ma pure io li devo mettere. Oh, per me io non vedo niente, non vedo tra l'altro. Ma io me li sono tolti prima che era buio, mo c'è il sole. Ho visto come si era appannato gli occhiali miei. Io ancora così si appannano comunque. Io sempre così con gli occhiali impannati non vedo mosche fino a quando non camminiamo. Guardate avanti, che c'è? Il sole. No, devo farvi la foto. E niente, ci siamo fermati un po' così nel nulla. Guarda dove sto. Per ammirare un po' il paesaggio. Tutto bello verde in questo periodo. Che tra l'altro oggi è l'8 febbraio. Fa caldo. Non c'è niente. Qua c'è un rudere. Una vecchia masseria distrutta. E basta. Ciao Sergio! La strada è là in fondo, non è una strada principale, ma è una strada secondaria che tra l'altro è anche chiusa perché è tutta distrutta, a tratti crollata e niente, molto molto bello. Questo sono io. Massimo, Don e Andrea. Detto Crazy. Lui è Max CS, Don, che è lui. Lui è Don, poi quello col casco è Crazy. Ma tu quanta economia c'hai? Allora, in tutto ciò io ho finito la batteria della GoPro, perché sono incresciose queste batterie della GoPro, non durano niente, quindi da adesso in poi filmerò solo con lo smartphone. Quindi questi anni che ce l'ho, eh? Smartphone. Mai un problema. No, neanche a me, ma le batterie non durano niente. La mia dura, non mi sono che l'ho ricaricata, vabbè, l'ho ricaricata oggi, ma non si è mai scaricata da quando sono. Proprio guarda, devi fare rumore, spegni sta moto! Scusate.
Ah, brutte persone. Niente, siamo qui al volo. Sosta, ponte 21 archi. E basta. Posto. Io quello lo conosco. Max Liberty, Beverly. Buonasera. Scusi, per la stazione? Per la stazione? Deve salire là sopra dove stanno andando quei signori. Dove stanno andando quelli, guarda? Quando la vuoi finire, devi dire? No, c'è uscita morta. È buona? No, no. Va bene, era soltanto così, una sosta rapida. A posto, ce ne possiamo andare. Allora, abbiamo finito il nostro giro dalle 7 di questa mattina, no, dalle 8 che ci siamo incontrati di questa mattina, sono le, vediamolo preciso, 19.30, abbiamo fatto, giriamo il volo qua, abbiamo fatto 544 km, vabbè facciamo 550 ora che arriviamo a casa, tutto bene, era da un po'... Io ero da qualche mesetto che non facevo un giro così lungo in giornata. Io ero da una vita. Lui era da una vita. E gli altri, Max e Crazy, sono andati a casa. Ci siamo salutati prima per strada. Allora, io volevo una considerazione a freddo, molto freddo. Anzi, prima della tua considerazione su questa moto. Abbiamo oscillato tra i 14-15 gradi e gli 11. Sopra anche di meno, penso. Io 11 ho guardato il minimo. Siamo arrivati a una quota quasi di 700 metri. Ma c'è stato appunto che siamo stati sopra che mi segnava 9 il telefonino. Ah, ok, vabbè. La mia moto segnava 11, il tuo suo telefono 9, va bene. Comunque, considerazione a caldo, anzi a freddo. Dopo 550 km di fila, facendo strada, fuoristrada, sentieri, salite, inversioni, ci siamo persi. Com'è questa moto? Perfetta, veramente perfetta in tutto. Devo ancora prenderci un po' di misure, però veramente la moto che cercavo, ecco. Senti, la sella, che è la perplessità forse di molti, no? Che sembra essere piccola, sottile, molto racing, da solo ovviamente. Com'è la sella? Fosse un pelino più morbida sarebbe perfetta. Però è larga il giusto, il grande è giusto. Anzi, ti permette quando sei in piedi di andare oltre alle soglie. Beh sì, in fuoristrada lo sappiamo, è perfetto, ci siamo divertiti. E Antonio è un po' a digiuno di fuoristrada da qualche anno, ma adesso lo rimettiamo a posto. 6-8 anni che siamo fuori campo, fuori gioco. Va bene, da Daniele è tutto. E video un po' così oggi, grazie. Allora,
Non si dicono le parolacce. Puoi dirlo. Ah, ragazzo. Dirlo. Va bene. Anche grazie. Perché si è scaricata la GoPro. Quindi. Ah, sì, a proposito, è scaricata la GoPro nei punti più divertenti. Abbiamo fatto dei bei tratti veloci off. Belli, belli. E... Ma la GoPro ci ha abbandonato. Ci ha abbandonato. E nonostante le due batterie, vabbè. Niente, però, ok, a posto. Ciao. Ciao.